tutti amici di Unestart, un saluto da Massimo e Alessandro, ciao a tutti. E rieccoci qua a questa bellissima puntata. Oggi siamo qui a presentare questo fantastico modello, ovvero una Volkswagen Passat, modello Year 2020 che sarà presentata nel settembre 2019. Ma tornando indietro nel tempo, ricordiamo che la Passat è uscita nel 1973 con un motore 1,3 litri fino ad arrivare a un massimo di 1,5. C'è la versione coupé, station e berlina. Questa è l'ottava versione e oggi siamo qui a presentarla, quindi per la parte tecnica lascio la parola ad Alessandro, ok? Va bene? Noi ci vediamo più tardi, ciao amici! Ciao Massimo, grazie di tutto. Come diceva giustamente Massimo, la Passat ormai è un po' un must, perché da 73 sino ad oggi ci sono stati la bellezza di 8 versioni che sono state fatte sino ad oggi, siamo nel 2019, e questa per l'appunto è l'ultima, è la versione Station Wagon, nell'allestimento All Track. Questo è un 2000 TDI da 190 cavalli, però la Passat c'è anche versione berlina. I motori sono benzina e diesel e anche una versione ibrida. Come benzina abbiamo 1500 TSI da 150 cavalli, 4 cilindri, motori diesel 1600 TDI da 120, 3 motori 2000 TDI da 150, 190 e 240 cavalli biturbo e un motore hybrid plug-in da ben 218 cavalli complessivi di potenza. Questa, che è la versione appunto la on track, è rialzata di 1,5 cm rispetto alla versione normale. 4 ruote motrici, cambio automatico DSG a 7 marce. Cos'è cambiata dalla versione precedente? Non tantissimo, perché la macchina di per sé era già ben riuscita. Volkswagen ha lavorato nell'estetica, qualche piccolo dettaglio, un design leggermente diverso dei paraurti anteriori, qualche gamma di cerchi in lega differenti, una nuova gamma colori, ma dove ha lavorato soprattutto Volkswagen, a parte anche i gruppi ottici che sono a LED, ma Matrix addirittura, i posteriori LED 3D, ma ha lavorato sostanzialmente sulle tecnologie. La vettura è dotata di tecnologie ADAS di livello 2. Quindi adesso vediamo assieme un po' come la vettura, con una piccola prova su strada e una piccola spiegazione di quelli che sono i sistemi di infotainment e di sicurezza della quale essa ci assorbiamo. Ragazzi, se vediamo invece il bagagliaio è veramente particolarmente spazioso. Aprendolo possiamo vedere quanto spazio già di suo abbia, del resto è una station wagon, è ovvio che sia così. La cosa bella è poter abbattere i sedili. Devi caricare qualcosa per lungo, fatichi, devi appoggiare, aprire la portiera, ribattere i sedili, non serve. Basta tirare la comoda levettina, i sedili vanno giù e abbiamo un vano di carico veramente veramente elevato. Bene amici, è giunto il momento di andare a fare una bellissima prova su strada. Ora Alessandro ci farà vedere come si comporta quest'auto e niente, che dici Ale? Andiamo. Poi i sistemi ADAS come funzionano. Piccolo assaggio. Ed eccoci qua amici, ora come promesso faremo la prova su strada. Siamo pronti Ale? Vi ricordiamo la massima prudenza, perché noi questa prova la facciamo in strada, quindi rispettiamo sempre normative stradali, sistemi di sicurezza e quant'altro. Ringraziamo Luca per le riprese che sta facendo da dietro e diamo il via alla prova su strada. Andiamo? Andiamo. Siamo andiamo pronti. Ragazzi, ciao. Nonostante un diesel, notiamo come l'auto è silenziosa. Sì, la vettura è particolarmente silenziosa, si guida molto bene. Adesso stiamo utilizzando la modalità di guida normal, perché ricordiamo che la vettura ha svariate modalità di guida. Abbiamo la guida eco per risparmiare sul carburante, quindi i consumi, normal che è questa, la modalità sport per avere una guida più brillante,
individual, dove andiamo noi stessi a settarci la risposta dell'acceleratore o dello stesso sterzo, e la modalità off-road, se facciamo del fuoristrada. Ricordiamo che questa che stiamo provando è la versione da 190 cavalli 4x4 all track. Quindi vorrei dire un'ultima cosa, scusa, vorrei innanzitutto ringraziare, lo faremo anche alla fine, la concessionaria Lazzari Auto SPA di Lodi, Cornigliano Lodense, che ci ha gentilmente dato la vettura per questa giornata di riprese. Quindi grazie veramente, contento così che state facendo un ottimo lavoro. Niente, rubo un attimo la parola ad Alessandro e volevo semplicemente dire ad Alessandro che poi lui ci spiegherà le sue impressioni sull'auto, faremo delle piccole riprese dove andremo a far vedere le sue prestazioni, inquadreremo comunque tutta la parte interna, il consumo, il display, lo schermo, tutte insomma quelle piccole rifiniture che comunque Volkswagen mette molto in risalto e onestamente... Piccola cosa che vorrei far notare è che io ho impostato la vettura con l'Adaptive Cruise Control predittivo, che legge non solo la distanza di sicurezza dal veicolo davanti mantenendola, ma grazie al GPS e a un radar anteriore rileva la velocità consentita in quel tratto stradale e regola di conseguenza la velocità. Avevo impostato il cruise control a 70 orari, la vettura sta andando da sola a 90 orari per questo tratto stradale e di ben 90 orari. L'altra cosa veramente molto bella della quale ho adottato la vettura è l'assistenza lane assist, ossia ti mantiene la macchina intorno alla carreggiata. Però questo addirittura ha un livello superiore, non solo se tu molli le mani dallo sterzo, lei curva da sola. E vi posso garantire che alquanto... È un po' strano. È un po' strano perché prima l'abbiamo testata questa cosa e io e adesso, onestamente ero un po' spaventato di vedere la macchina curvata da sola. Vi faremo adesso vedere come lo fa. Ma a parte quello, quando subentra questa funzione, inizia a darti un alert acustico con un beep sul computer di bordo per segnalarti che non hai lo sterzo in mano. A quel punto poi la vettura inizia a darti dei piccoli colpetti di freno per vedere se riesce ad attirare la tua attenzione. Se magari il conducente in quel momento ha un malore, quindi non risponde, la vettura da sola si accosta e attiva il sistema di recall, di chiamata di emergenza. Addirittura ha un altro tipo di sistema superiore che basta tenere una mano sul volante, il sistema va comunque in funzione sterzando automaticamente la vettura. Ora vediamo che la macchina sta rallentando da sola, perché qua c'è il cartello di 50 orari, io non sto facendo niente, la macchina ha rallentato da sola a 50 km/h. Vi assicuro che non sta toccando il freno, non sto toccando neanche un pedale e l'auto rallenta da sola. Questa è una cosa, per quanto riguarda la sicurezza stradale, è fenomenale, perché diciamo che andrebbe a risolvere molti problemi. Va a limitare moltissimo quelli che sono i sinistri che avvengono. La vettura sta da sola accelerando fino ai 90 orari. 90 orari perché la velocità che avevo impostato prima, che tra l'altro... No, veramente avevo impostato 70, automaticamente la presa 90 e qua è rilevato sui 90 orari. Quindi rileva la segnaletica stradale e in automatico l'auto accelera e decelera in base alla segnaletica, frena e quant'altro, e come abbiamo appena detto sterza anche da sola ed è alquanto fuori dal normale questa cosa. È inutile dire che sarà il futuro, sentiamo dire di queste auto che sterzano da sole, guidano da sole, gente che dorme in macchina mentre l'auto va. Purtroppo per il piacere di chi ama guidare questa cosa è un po' va a penalizzare, insomma, no, Alessandro? Cosa in questo momento sì, sicuramente, però comunque le strade non sono delle piste. Più che altro notare che adesso la vettura ha rallentato 80 orari perché ha letto il veicolo che abbiamo davanti, che è più lento, e sta mantenendo quella distanza di sicurezza. La macchina, c'è da dire che vabbè, tipicamente Volkswagen, poi la Passat è una familiare veramente... è un must di casa Volkswagen, ha un comfort di marcia che è veramente eccezionale. Oserei dire che ti fa sentire come sul divano di casa. Sì, siamo una poltrona, è vero. Comodissima, molto insonorizzata. La sera, tra l'altro, molto bella l'illuminazione interna, una sorta di ambient light con le colorazioni in soffuse, luci blu sia sulla parte davanti del cruscotto che sui pannelli laterali. E anche la parte centrale è leggermente illuminata in modalità notturna, veramente, veramente sbalorditivo. Perché... Ma una domanda, Alessandro, ma l'illuminazione interna di quest'auto è unica oppure si può cambiare la colorazione? O ci sono alcune versioni o un optional di quest'auto? Si possono arrivare ad avere fino a 10 colorazioni, questa qua abbiamo scelto anche la tonalità blu, che è un po' un colore di casa Volkswagen in plus in tutti gli ultimi anni.
Però ecco, eccezionale che la macchina sta frenando da sola. Ovvio che se noi diamo gas, facciamo capire alla vettura che in quel momento stiamo prendendo noi il comando del veicolo stesso e di conseguenza la macchina ci lascia guidare. E poi cosa dire? Beh, attiviamo la CC. Adesso sto aumentando la velocità fino a 90 orari. Adesso la macchina arriverà a 90 orari, ma se il limite qua è inferiore, a meno che non sono io che afforzo la mano, la macchina da sola rallenta. Questa abbiamo una striscia bianca di delimitazione, se vado di là vedete come la vettura tac, corregge lo sterzo da sola. È incredibile. Se vuol dire che la vettura ha poi i sistemi di sicurezza appunto che ha all'interno, sicurezza attiva, sono veramente sbalorditivi. Ora questa in particolar modo non ha tutti i sistemi che dovrebbe avere la macchina, perché tanti sono anche optional, però è veramente veramente molto molto ricca di dotazione. È una domanda, forse quella che più tutti quanti si aspettano, i prezzi di quest'auto, di questa vettura, da quanto a quanto? Partiamo da cifre che sono attorno ai 35.000 fino anche a cose superiori, attorno ai 49.000 rotti euro, dipende sempre dall'allestimento, dalla motorizzazione e se si vuole la berlina, la wagon. Ovvio che la versione wagon è in assoluto una fra le più vendute. Per quanto riguarda le famiglie, diciamo che l'auto, la wagon è quella più richiesta, insomma, quella anche più comoda, perché vi assicuro gente che è davvero spaziosa, davvero davvero spaziosa, molto insonorizzata perché non si sente un minimo rumore esterno. E poi c'è anche da dire che comunque 190 cavalli quando servono si fanno sentire, se schiacciamo un po' il piede sull'acceleratore la macchina va su veramente molto molto bene. Abbiamo anche il pado dietro al volante, quindi abbiamo una guida sia automatica che sequenziale, basta spostare il joystick e possiamo utilizzare il sequenziale sia da qui, ma possiamo usarlo anche tranquillamente da iPad o dietro il volante. È una domanda, che tipo di cambio utilizza quest'auto? Cambio DSG a 7 rapporti di ultima generazione, la cambiata è veramente fluida, non si sente neanche, e soprattutto è molto rapida, direi, particolarmente, no? Rapida, non si sente neanche la cambiata. L'altra cosa veramente molto molto bella, guardate che sta sterzando da sola la vettura. È incredibile. Ok. Adesso io non sto tenendo le mani sul volante, sta correggendo tranquillamente lo sterzo. Per chi non è abituato fa un po' paura, infatti Massimo dall'immagine non si vede, è un attimino sbiancato in questo momento. Ammetto che è alquanto strana come cosa, perché abituato alle macchine di oggi, quelle che usiamo quotidianamente, questa è una cosa un po' che va oltre. Come dicevo prima, il futuro, l'accelerazione automatica, la frenata, la guida autonoma, quindi sono tutte cose che a lungo andare sono sistemi di guida assistita che Volkswagen sta già operando da diverso tempo. Questo appunto è un livello superiore, un ulteriore passo avanti, tutto votato per la sicurezza stradale, per aiutare il più possibile chi guida, chi spesso guida anche per lavoro, quindi magari è più soggetto a distrazioni o cose del genere. Per ridurre anche le distrazioni ci sono i sistemi di infotainment che sono veramente eccezionali. Spesso noi abbiamo il vizio di utilizzare il telefonino durante la guida della vettura e questo è causa di incidenti. Abbiamo il sistema di front assist con il rilevamento dei pedoni e degli ostacoli, e poi il sistema di infotainment con connettività per il proprio smartphone. Addirittura abbiamo l'Apple CarPlay e l'Android Auto e possiamo utilizzarlo tranquillamente senza più collegare il classico cavetto USB, ma tutto tramite connessione wireless attraverso il sistema di infotainment della vettura. Niente, siamo giunti a questa spiegazione, direi che è particolarmente confortevole, sembra quasi lo stesso di un videogioco quando comanda lì da sola, come quando tu metti l'impostazione aiuta a assistirla. Ecco, adesso mi stai dicendo di guidare io perché ho tenuto troppo tempo le mani staccate dal volante, quindi questo è un primo alert. Quelli successivi sono dei piccoli colpi di freno che dà la vettura per dirti oh, svegliati, è ora che guidi te. E niente, ora vi faremo un attimino vedere, appena abbiamo la possibilità, di fare un piccolo test per vedere anche le prestazioni di quest'auto, no Alessandro? Sì, certo, prestazioni sono sempre 190 cavalli di veicolo, quindi parliamo di una vettura con una cavalleria particolarmente importante. I consumi comunque tutto sommato sono
abbastanza ridotti, contando le dimensioni che ha la vettura, il fatto che sia un 4x4, classico 4Motion di casa Volkswagen, 96% all'anteriore e 4% al posteriore permanente, fino a ripartire la trazione 50 e 50 su entrambi gli assi nelle situazioni più estreme. Ed eccoci qua amici, siamo giunti alla fine di questa puntata. Niente, noi vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti i nostri canali social che sono Facebook, Instagram e YouTube. Vi ringrazio per averci guardato, lascio parola ad Alessandro. Perfetto, grazie Massimo. Innanzitutto vorremmo ringraziare nuovamente, come fatto prima, la concessionaria Lazer Auto SPA di Lodi, Cornigliano Lodense, che si trova presso la strada provinciale 235, che ci ha dato questa vettura per la giornata di oggi, per poter fare riprese, quindi grazie di cuore veramente per la vostra disponibilità. Inoltre vorrei, oltre che ricordare i canali social, come ha detto Massimo, ringraziare gli altri membri del nostro staff, coloro che hanno lavorato dietro le quinte, quindi le riprese, le immagini che vedrete e quant'altro, che sono Luca, che ci sta riprendendo adesso, Marco e Gianluca, che purtroppo oggi però non c'era per qualche piccolo problema familiare, esigenze e cose che ci stanno nella vita. Però detto ciò, che dire? Dico semplicemente, ragazzi, siate sempre prudenti, su strada, ovunque, perché il pericolo è dietro l'angolo, giusto Alessandro? Il pericolo è dietro l'angolo, fortunatamente ci sono vetture come ormai, questo caso, come in questo caso, tecnologicamente si andrà in quella direzione, con dei sistemi di sicurezza utili. Noi abbiamo dato un piccolo assaggio di quelli che sono i sistemi, attenzione, la vettura è dotata di sistemi veramente di qualsiasi tipo, anche l'assistenza all'angolo cieco, il spot detection, come tante altre cose. Vi invitiamo quindi poi ovviamente a vedere la macchina presso le concessionarie, a scoprire la vettura. In futuro saranno in quella direzione, ragazzi, quindi oggi abbiamo fatto un video dedicato più a quella che è la tecnologia che avanza, che è la classica passione automobilistica che contraddistingue solitamente giusto, noi youtuber appassionati di auto, però la macchina sarà anche divertente perché ci sta. Cammina anche troppo. La run start è tutto, amici, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie, ciao. Ciao. Amici da Nestart, ciao a tutti. Ma vaffanculo, va ma come si fa, ma dai, taglia uno, vabbè, riprendiamo da capo dai. Ok Massimo, andiamo a fare un giro? Ma sì, dai, andiamo a provare questa belva su strada. Seguiteci, ci vediamo più tardi. Adesso vediamo un po' anche i sistemi. Ma questa cazzo di macchina, oddio, sei vinto, non vedi parlare. Oh. Bene amici, ora è giunto il momento di andare a fare una bellissima prova su strada, dove Alessandro ci mostrerà come si comporta questa vettura, giusto Ale? Esatto, vediamo se anche i sistemi ADAS come funzionano. Ma apila sta macchina, vaffanculo! E fammi finire, mannaggia a te! E che cazzo!